Cari amici di Terraverde, Terraverde Gourmet non si ferma, non si ferma, siamo qui a Revello, siamo a Revello, l'autunno ci ha preso col suo freddo e ci propone però dei paesaggi particolari. Guardate la bellezza anche di queste torri di storia avvolte da quella nebbia. Revello a 351 metri, sono circa 4.300 abitanti e i suoi comuni che sono Barge, Brandello, Cardembi, insomma siamo Martignano Po, siamo nel cuore qui alle montagne, siamo vicino, non così distante dal Re di Pietra, dal caro e visto ovunque Monviso, ma è una valle bellissima, la Valle Po. E nel riparo dell'autunno, ma qui in un palazzo comunale restaurato, guardate quando si parla di storia, questi obici, questi cannoni, il nome Revellum, da un'espressione latina citato nei documenti medievali, e la presenza di alcuni resti archeologici rinvenuti sui fianchi del Colle San Biagio, costituente il massiccio del Monte Bracco, potrebbero avvalorare la presenza di un antico ed importante insediamento risalente all'epoca romana, ma conosciamo il gourmet di oggi qui a Revello. E qui a Revello, proprio dove le vie iniziano a essere bagnate da quella pioggia autunnale, ma siamo qui proprio per il nostro gourmet di oggi, qui all'Agri Salumeria San Pietro, dove da 70 anni questa macelleria è qui posta, e un passaggio di famiglie, oggi giovani sposi, giovani famiglie che iniziano questa attività, hanno iniziato questa attività con un gran senso del gusto gourmet. All'Agri Salumeria San Pietro, è 70 anni di storia, siamo con Paolo, ma tu sei giovane, ma sei il nuovo arrivato, non proprio nuovo, perché sono già anni che ci sei. Questa storia nei piccoli paesi, ma di queste verità, cioè la macelleria è sempre stata qua. Sì, qui è una macelleria storica, diciamo. Io ho preso le redini di una macelleria che si era ormai fermata per un pensionamento, e ora è da 3 anni che abbiamo ricostruito tutto. Abbiamo voluto ripartire da zero con nuovi prodotti, andando incontro anche con prodotti molto più comodi per la clientela, quindi andando incontro sempre di più al cliente, quindi per soddisfare qualsiasi richiesta, con la materia prima dei maiali, che sono maiali allevati da noi, anche qui per garantire una maggior salubrità del prodotto. E qui siete tu, la moglie? Io, mia moglie, sempre fa parte dell'azienda tutta la mia famiglia, quindi mio fratello e mio padre, e loro gestiscono l'altra parte dell'azienda, non qua al laboratorio. Quindi una parte negli allevamenti, dove poi si arriva al prodotto. E qui siamo proprio nei nomi altisonanti, Rosa Maria e Maria Luisa, la mamma di famiglia con la moglie, la giovane moglie che decide amo il gourmet. E qui vediamo Maria Luisa che sta preparando delle eccezionalità. Ecco, iniziamo a raccontare, perché il gourmet è questo, entriamo nel dettaglio di queste prelibatezze che vediamo. Sono delle tartare di vitello di razza piemontese, logicamente. Noi ci teniamo molto alla perfezione dei dettagli, infatti guarniamo tutto sul momento, tutte cose fresche. Abbiamo di diversi tipi, dalle cose più gustose ai gusti più semplici, tipo qua abbiamo quelle col bagnetto verde tipico piemontese, logicamente lo prendiamo poi qui a Revello. Poi abbiamo i gusti più delicati, quelle col lampone, il classico col grana, dei piccolissimi rotolini con del prosciutto crudo, della rucola, delle scaglie di grana,
E infine anche la classica nocciola, appunto, tutte cose molto tipiche piemontesi. Quindi una gastronomia. Sì, una piccola proprio gastronomia, un esatto. Gusto, un gusto davvero del bel sì, vedere, sì, del buon gustare. Sì. E immagino, sto pensando, faccio un passo indietro, mi rimetto il cappello da Babbo Natale, sto pensando a Natale, quanti ne abbiamo consumati, ma l'occasione delle feste c'è sempre, perché dopo Natale si pensa già a una primavera a venire, poi arrivano le occasioni pasquali, insomma c'è sempre un'occasione per dire questo quando gusto, sì, questo gusto l'anno è buonissimo. E qui Paolo si passa dalla delizia del gourmet alla semplicità di un hamburger, ma un hamburger di qualità. Tu mi dicevi bovini, mi dicevi suini, hai ovviamente, poi si trasforma in questa carne che a braccio doni ai clienti. Ecco qui un hamburger, vorrei però capire perché lo lasci coperto. Lo lasciamo coperto perché quella è una velina apposta che evita l'ossidazione della carne, quindi per garantire molto di più il colore rosso e la freschezza del prodotto, anche se li facciamo giornalmente. E quindi voglio vedere cosa succede, cosa sì, succede. Qui da questa pallottola di carne, qui l'hamburger e da come mi raccontavi, da invia a Revello, dall'allevamento a Revello, al braccio teso di questi buonissimi hamburger del gourmet verso la gente, insomma è proprio un chilometro zero dell'artigianalità di quella carne che con sapienza nel paese negli anni si è tramandata. E il viaggio nel gourmet qui all'Agri Salò Maria San Pietro non si ferma, sembra di girare nel gusto, ma qui siamo dai conigli, sempre presi, mi dicevi Paolo, qui questi non sono di tuo allevamento, ma vengono presi sempre da carni piemontesi e voglio capire cosa fai. Questo impasto cos'è? Questo è un misto di sale e erbe che uso per andare a salare con una salatura secco questi conigli disossati, lasciandoli poi a riposare una notte. In frigo naturalmente, poi li presso in uno stampo che va a pressione, li faccio cuocere al vapore e il risultato che ottengo è questo prodotto che l'ho chiamato prosciutto di coniglio perché ricorda molto nella fetta e nella forma un prosciutto. È un prodotto molto delicato con giusto qualche erbetta che va ad arricchire il gusto della carne di coniglio ed ideale per un antipasto veloce, diciamo per un pranzo, una cerimonia, ok, va benissimo, è molto versatile, può essere condito in diversi modi ed è buonissimo anche così. È una cosa molto bella, prosciutto di coniglio, quindi il viaggio è tanto, è vasto, si possono ancora vedere tante cose qui nell'Agri Salò Maria, perché poi nel banco che avete visto poc'anzi, quanti prodotti, quanti sono pronti, veloci, no? Come rapidi, no? Ma il concetto è proprio di dire venite nei piccoli negozi artigiani qui a Revello, nella via centrale, questa Agri Salò Maria San Pietro, dove vi accolgono tutti, Assolutamente. Paolo, ma anche le due donne hanno un sorriso meraviglioso e si gustano davvero il cibo, ma con un'attenzione alla confezione. Avete visto le erbe messe qui, avete visto l'hamburger in un certo modo, avete visto quel gourmet, quelle che sembrano dei bignè del gusto, sono qui all'Agri Salò Maria San Pietro. Vedete come il nostro territorio cammina nel gourmet e si scopre sempre di più la piacevolezza del gusto. E qui Paolo, prendendomi per braccio, mi dice Claudio, ancora delle sorprese. Guardiamo, qui sono i prodotti precotti dell'Agri Salò Maria. Guardate che bontà. E vi assicuro che
C'è un profumo, un gusto particolarissimo di spezie, di carne, una cosa buonissima, buonissima. Ecco, quindi anche il precotto qui all'Agri Salumeria San Pietro. Agri Salumeria San Pietro qui a Revella, la pioggia ci dice entra, entra nel gusto, noi vi salutiamo e vi salutiamo tutti con il Terra Verde Gourmet, un motivo in più, un cammino, anche qui c'è un grande cuore del gusto.